Allora, una partita in meno, altri 3 punti, quindi questa vittoria si avvicina nonostante il tallonamento della Cittanovese. Sì, noi pensiamo domenica per domenica, abbiamo 7 finali adesso, come questa era l'ottava. Sapevamo che loro erano in difficoltà sull'aspetto di risultato, però ci aspettavamo che loro reazioni, giustamente, i punti della salvezza sono importanti, quindi sapevamo che era una partita difficile, oltre ad essere un derby, e quindi sapevamo, sono stati bravi ragazzi a applicarsi bene, perché il campo di gioco obiettivamente penalizza sia noi che loro, soprattutto lui che fa giocare la squadra, che non ho visto una squadra che butta la palla, questo gli fa onore, anche se questo terreno di gioco un po' lo penalizza. E infatti, mister, sul finale del primo tempo, nonostante il risultato di vantaggio, l'ho vista un pochettino arrabbiata con i suoi, o comunque, cioè, non stavano facendo quello che lei aveva in testa, e il Cutro stava prendendo campo, ha preso campo in un certo qual modo. Sì, perché ci eravamo allungati, sapevamo che il terreno di gioco non era in perfette condizioni, quindi alcuni palloni siamo stati un po' sufficienti. E la cosa è che era già preparato tutta la settimana per questo tipo di situazioni di gioco, dove concentrarsi. Infatti, secondo tempo siamo entrati meglio, sono state più concentrate sul controllo della palla, perché non era facile giocare la palla. Oggi era importante il risultato. Voglio chiedere scusa umilmente agli ospiti del RTV, perché hanno detto delle cose che magari hanno sentito la metà dell'intervista. E questa è una cosa che mi dà fastidio. L'intervista vogliono farla sentire tutta, perché io ho parlato di imponderabile, può succedere di tutto nel calcio. Però giustamente un allenatore deve prepararsi a 2 fronti, avendo una squadra come la Cittanovese che non sta mollando. È ovvio che uno deve prepararsi mentalmente, almeno io non do alla mia squadra la mentalità di arrivare secondo. Do la mentalità che dobbiamo vincere il campionato, anche perché noi siamo partiti il 30 aprile e noi dobbiamo arrivare a raggiungere l'obiettivo. Poi il calcio non dà garanzie, la certezza non c'è. Però ecco, voglio chiedere scusa agli ospiti che avevano sentito la metà dell'intervista dicendo che io pensavo ai playoff. Minimamente, non ci ho mai pensato. Mister Leone, complimenti, mi sembra, di Salerno, possono un pochettino alleggerire questa sconfitta. Comunque abbiamo visto un Cutro che almeno per 20-30 minuti ha chiuso l'isola un pochettino nella propria metà campo, ha imposto il gioco, parlo del finale del primo tempo, poi ovviamente 2 episodi, 2 rigori, magari forse anche evitabili, però dico, alla fine il risultato è stato compromesso da 2 palle inattive, tra virgolette. Sì, in effetti è questa l'analisi della partita. Credo che al primo tempo abbiamo fatto un grosso primo tempo, ci siamo giocati la partita tranquillamente contro un avversario che noi sappiamo, e non lo devo dire io, che ha dei giocatori di categoria superiore, quindi gli devo fare i complimenti ai ragazzi per come si sono comportati in campo, facendo una grossa partita senza concedere nulla all'avversario, a parte l'episodio di rigore che purtroppo, nonostante, è che ultimamente è quello che ci sta mancando, nonostante tutto eravamo in 2 noi, uno loro, purtroppo abbiamo fatto il rigore c'era, poi tra l'altro non possiamo negarlo, quindi voglio dire, e comunque alla fine dobbiamo fare pure i complimenti all'isola per come ha interpretato pure loro la partita, per come non hanno mollato fino alla fine, ci hanno creduto. Noi purtroppo nel secondo tempo abbiamo concesso un qualcosina in più rispetto al primo tempo, perché vedi i risultati, eravamo sull'1-0, il 2-0, poi è normale che devi concedere qualcosina all'avversario. E comunque devo ringraziare i ragazzi per l'impegno che hanno messo oggi in campo e quello che stanno facendo durante queste partite, che nonostante tutto non stanno arrivando i risultati.